Buon pomeriggio e bentornati a Vietato Tacere, si apre un'altra settimana con la nostra trasmissione, vi ricordo subito i contatti per partecipare, avete la possibilità di farlo con i messaggi al 335-77-16200 o con le vostre chiamate allo 0444-966-274. Parliamo di quota 100, parliamo di reddito di cittadinanza, perché sapete che il governo in queste ore sta un po' rimettendo in discussione questi provvedimenti che facevano parte del primo governo Conte, quello dove gli alleati erano 5 Stelle e Lega, e ci sono delle novità con anche delle prese di posizione, ad esempio quella del leader della Lega Salvini che dice su quota 100 assolutamente pronti a fare la battaglia, non si cambia. Sul reddito invece è il Premier che dice rischiamo di fare troppo assistenzialismo, facciamo in modo di far incontrare domanda e offerta. C'è poi naturalmente anche il grande tema delle elezioni regionali che si sono chiuse una settimana fa con la grande vittoria di Luca Zaia e di una regione che va verso quasi un monocolore, un'opposizione in crisi, i 5 Stelle spariti, insomma come sempre. Ci sono moltissimi argomenti di cui parlare. Con chi lo facciamo? Con Mara Bizzotto della Lega, europarlamentare, che è tornata a trovarci. Bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. E con il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, del PD. Bentornato, presidente. Salve, buongiorno a tutti. Allora, Bizzotto, ci sono queste novità importanti sul tavolo della discussione annunciate dal governo. Il leader del suo partito, Salvini, ha già detto no, guardate, quota 100 non se ne parla proprio, è stata una battaglia della Lega, l'abbiamo ottenuta, rimetterla in discussione, faremo le barricate. Sì, perché quota 100 rende giustizia a una riforma sbagliata che è quella della Fornero. Quindi oggettivamente io ho avuto modo di incontrare tanti neopensionati che fortunatamente hanno avuto quota 100, altrimenti non avrebbero nemmeno il posto di lavoro. E quindi la difenderemo, perché non si può mandare a lavorare un impresario o anche una maestra a 65 anni. Ecco, credo che sia un atto di giustizia che va fatto. Non stiamo parlando di baby pensione, dove a 39 anni si andava in pensione. È un'altra cosa. La quota 100 sapete che non ci è mai piaciuta, perché doveva essere un sistema per il reddito di cittadinanza, lei dice. Sì, scusa, il reddito di cittadinanza non ci piace, perché non ci era mai piaciuto questo reddito, perché doveva essere un sistema per reinserire le persone in difficoltà, e così non è stato. Anzi, abbiamo visto mafiosi o proprietari di Porsche che ricevevano il reddito di cittadinanza. Ecco, sono due provvedimenti profondamente diversi, e siamo a disposizione, come lo eravamo al governo, per cambiare oggettivamente il reddito di cittadinanza, che non ha funzionato. Quota 100 va difeso, perché non possiamo permetterci in questo momento, oltretutto delicato dal punto di vista economico, di far lavorare persone fino a 65-70 anni. Sarebbe profondamente ingiusto. Presidente, secondo lei vanno riviste queste due misure che sono state un po' il simbolo, no, del governo precedente? Allora, quota 100, aspettiamo di vedere qual è la proposta migliorativa o eventualmente peggiorativa del governo Conte, 5 Stelle e PD, e poi facciamo le valutazioni. Oggi dire mi metto sulle barricate senza sapere quali sono gli elementi migliorativi o peggiorativi non ha nessun senso. Ha senso vedere e poi al limite confrontare quali sono le proposte. Sul reddito di cittadinanza non doveva neanche essere pensato. È stata una vergogna approvarlo, ed è per fortuna oggi in discussione, e mi auguro lo si faccia subito, l'abolizione del reddito di cittadinanza. Questo non è un paese che può andare avanti nell'assistenzialismo. Quei soldi devono essere dati all'impresa, per fare impresa. Io dico sempre che il miglior assessore alle attività assistenziali è un imprenditore, quello che dà lavoro. Oggi questo paese si rigenera nel lavoro, e quindi se ci sono risorse li si mettano per le imprese, per la defiscalizzazione e non per l'assistenzialismo. Con l'assistenzialismo si aggiustano le ruote, ma dopo non si va avanti con una ruota sempre aggiustata. Bisogna cambiarla a un certo punto. Oggi noi non abbiamo bisogno di aggiustamenti di pezze, abbiamo bisogno di un paese che va avanti fondandosi veramente sul lavoro
e che si rigeneri e si sviluppi nel lavoro. Ecco, il reddito di cittadinanza era sbagliato anche culturalmente. I soldi non possono essere dati per chi rimane a casa. Non ci sono i regali. Oggi non hai più il tempo dei regali. Culturalmente ci faceva rimanere a casa. E noi non possiamo oggi pensare che questo sia un paese che continua nell'assistenzialismo. L'assistenzialismo di questi anni ha prodotto gli effetti degenerativi che stiamo vivendo anche in questo periodo. Quindi ben venga che il governo Conte lo prenda in mano e lo abolisca il prima possibile. Ecco, non so se verrà abolito, sicuramente verrà cambiato. Non possiamo non ricordare che quello è un cavallo di battaglia dei 5 Stelle, che sono al momento alla maggioranza del governo, guidano in buona non del con, paese. I numeri alla mano, sono la maggiore rappresentante in Parlamento. Che venga completamente cambiato o stravolto o tolto, come auspicate voi, la vedo un po' difficile. Però mi fa piacere vedere che siete d'accordo. Abbiamo messo d'accordo Lega e PD sul reddito di cittadinanza. Bisogna convincere i 5 Stelle, che oggettivamente facile. Sono in maggioranza, hanno numeri consistenti dentro il Parlamento, però sono scomparsi in Veneto almeno, come sì. In tante regioni e come in tanti comuni. Ma io credo che qui non c'è da mettere d'accordo i partiti rispetto a quella norma sbagliata. Qui c'è da mettere d'accordo il senso di un paese che deve svilupparsi, che deve avere un futuro. E il futuro non lo si ha se pensiamo a un paese che si fonda esclusivamente sull'assistenzialismo. Quello, così come è stato concepito all'epoca, era un provvedimento solo assistenzialismo che riguardava soprattutto una parte del paese. E non è possibile. Era un provvedimento di consenso elettorale. Quello riguardava solo la capacità di fare da specchietto delle allodole per raggiungere il consenso elettorale. Oggi non se ne può più e ben venga che venga abolito o radicalmente cambiato. I soldi si danno a coloro che lavorano e che pensano a un paese che non si fonda nell'assistenzialismo ma che si fonda nel lavoro. Bizzotto, lei sottolineava i 5 Stelle sono spariti in Veneto, anche in altri posti dove si è votato. Questo governo che si regge sull'alleanza PD 5 Stelle regge, dura, arriva alla fine del mandato? Sta navigando a vista su tanti temi importantissimi. Persino sui soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa, sottolineo dovrebbero, perché arriveranno tra qualche anno. Nel 2021 arriverà solo il 6% forse dei fondi del Recovery Fund, che a tutt'oggi non sono ancora stati approvati né dal Parlamento europeo, né dal Consiglio, né dai singoli parlamenti, perché tutti i parlamenti nazionali, tutti i 27 parlamenti dovranno approvare l'utilizzo di risorse proprie, cioè di nuove tasse europee. Ma non hanno la stessa direzione, continuano a litigare nel loro interno, i 5 Stelle, sappiamo che fanno super vertici notturni, sappiamo che tanti stanno già, oltre a quelli già usciti, vogliono abbandonare la nave che sta affondando. Nel PD Zingaretti viene continuamente messo in discussione e quindi abbiamo due forze di maggioranza dentro il Parlamento che sono minoranza fuori del Parlamento. Quindi un governo debole nel momento in cui ci sarebbe bisogno di un governo forte, soprattutto nel contrattare con l'Unione Europea. Non c'è più tempo da aspettare. Abbiamo visto com'è stata gestita la questione scuole, bene o male, grazie all'impegno di tanti presidi, delle regioni, dei sindaci, si è partiti, però con tante, troppe difficoltà. Mancano gli insegnanti, mancano tante cose che il governo sembra non sapere affrontare. Vedremo, ecco, su quota 100 vediamo cosa diranno i 5 Stelle, sul reddito di cittadinanza sappiamo che da sempre sono molto divisi, quindi fondamentalmente vedremo nelle prossime settimane, perché nelle prossime settimane capiremo l'orizzonte di questo governo, se ha un orizzonte, altrimenti è seriamente... è opportuno che il Presidente Mattarella, ma lo stesso Presidente Conte, valuti se è meglio cambiare governo o, come diciamo noi, andare a elezione e ritornare a chiedere la parola agli elettori, cercando di dare un governo che però governi, quindi
c'è il problema molto, della legge elettorale. La vedo molto ottimista, Rizzotto, molto ottimista. No, non sono ottimista, cerco di capire il male minore. Adesso c'è da rifare la legge elettorale, perché sappiamo che dopo il referendum bisogna rifare la legge elettorale, e sappiamo che vorrebbero farla per avere un governo fragile, invece noi diciamo che la legge dovrebbe servire per sapere il giorno dopo le elezioni chi effettivamente può governare. Io vorrei le preferenze, vorrei sostanzialmente che il potere tornasse in mano ai cittadini e non che a decidere fossero altre persone o altre lobby importanti che ci sono a Roma come a Bruxelles. Buichi. Non si tratta di essere ottimisti, si tratta di sperare il meglio per il paese, quindi realisti. Che futuro ha questo governo, Bui, secondo lei? Guardi, noi siamo in una legislatura che ha avuto due governi. Il primo governo litigava tutti i giorni, il secondo governo litiga tutti i giorni. Anche la notte. E tutti i giorni, perché anche il vostro Lega 5 Stelle litigava, e sappiamo qual è stata la fine che poi ha portato a questo. Oggi però l'Italia ha bisogno di governo autorevole che si dia 5-6 obiettivi certi per far uscire dalle secche questo paese, che è in estrema difficoltà nel panorama mondiale. Tutti i paesi oggi, vuoi per il Covid, vuoi per una serie di motivi. Oggi ci vuole non il governo forte, ci vuole il governo autorevole, che si metta 5-6 obiettivi per il paese, non per il consenso, per il paese. Allora, se non è che cambiando i fattori per forza il risultato cambia. Se oggi tornasse al governo Salvini qui 5 Stelle, probabilmente, o Salvini con un'altra coalizione, probabilmente non risolveremo i problemi. Oggi quello che io dico, e lo dico da tempo, e che mi auspico è: troviamo una figura autorevole che coaguli tutte le forze responsabili di questo Paese nel farci e darci 5-6 obiettivi importanti: economia, infrastrutture, scuola, ambiente, e facciamo quei provvedimenti che creino sviluppo. Pensa a una grande coalizione, lei, Bui. Una grande coalizione per uscire dalle secche in cui siamo in questo momento. E poi dividiamoci ancora poi. Ma intanto facciamo gli italiani e pensiamo all'Italia. Poi ai partiti penseremo dopo, e al consenso penseremo dopo. Oggi c'è da sentirsi paese e salvare questo nostro paese. Bizzotto, potrebbe essere una soluzione una grande coalizione? Rischia di essere un minestrone indigeribile. Certo, ci sono delle cose da fare, ripeto, la legge elettorale prima di andare al voto bisogna farla. La gestione positiva e costruttiva dei fondi europei, soprattutto portarli a casa, perché come ha detto prima non li stiamo portando a casa. La questione immigrazione, ci sono temi da affrontare domani. E le elezioni oggettivamente non è che possiamo farle a novembre, quindi c'è il tempo tecnico che va sfruttato con un governo vero, un governo coraggioso, un governo che si dia le priorità giuste. E il mio timore è che le elezioni, che sarebbero l'unica cosa giusta in questo momento, siano viste ovviamente dai parlamentari di 5 Stelle, che ora sono tanti e dopo saranno pochi o nessuno, come un grosso problema. Quindi per ora non vedo altre soluzioni che agire immediatamente per cercare di tamponare tanti provvedimenti sbagliati di questo Conte 2, impostare la nuova politica europea non prendendo ordini da Bruxelles ma dando le nostre priorità, lavorando alla legge elettorale per andare a votare prima possibile e avere un governo forte che ovviamente, numeri alla mano, sarebbe governato dal centrodestra e che quindi darebbe una prospettiva a lungo termine con la flat tax, con la politica del lavoro diverso, con impostazione diversa, che parte da togliere il reddito di cittadinanza, perché noi siamo convinti che bisogna dare risorse al lavoro se vogliamo che la gente lavora, altrimenti sta a casa e sta sul divano, che non è il nostro obiettivo. Tra le altre cose, in tutto questo va detto che si avvicina anche il semestre bianco, perché il presidente Mattarella, esatto, sta arrivando alla fine del settennato. In quei sei mesi le Camere non si possono sciogliere e probabilmente la partita si gioca proprio sulle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Assolutamente sì. A proposito di soldi, oggi il governatore della Banca d'Italia, Visco, ha fatto pressione per il MES, dice è la soluzione, bisogna assolutamente prendere quei soldi, il Paese ne ha bisogno. Bizzotto, lei che frequenta l'Europa da un bel po' di tempo, quei soldi l'Italia deve prenderli?
Allora, quei soldi, come abbiamo sempre detto, sono soldi nostri, uno. Sono il fondo MES è creato con 14 miliardi di fondi italiani, quindi non è che siano una grande vittoria, e sono condizionati, sono condizioni che non possiamo accettare, perché significa sostanzialmente consegnare il governo del nostro paese a Bruxelles con la famosa troica. Dico però una cosa, guardate che il recovery fund non è un regalo, sia perché comunque i singoli paesi, compreso l'Italia, deve mettere soldi propri, sia perché ci sono le risorse proprie, che sono nuove tasse che, se saranno approvati dai singoli paesi, saranno messi, sia per le condizioni che ci sono, compreso il veto di ogni singolo paese sul piano che l'Italia presenta. Quindi dire come fa il governo Conte o i ministri abbiamo 209 miliardi in tasca è dire una bugia. Abbiamo 209 miliardi là, forse, se i parlamenti nazionali, se il Parlamento europeo, se il Consiglio europeo approva quei fondi. Poi dobbiamo presentare un piano, il recovery plan. A quel punto l'Italia deve presentare un piano, e non mi sembra che ci sia l'accordo nel governo. Questo piano deve essere approvato da tutti i paesi europei, c'è la possibilità sostanzialmente del famoso freno a mano, no? di porre il veto sull'approvazione, quindi siamo ben lontani. Quindi il problema va guardato sia dal punto di vista del MES sia dal punto di vista del recovery fund. Non dobbiamo andare a Bruxelles a dire quei soldi sono nostri, capiamo che la situazione è difficoltosa, veniamo a patti, ma patti chiari, che non sono quelli di consegnare il nostro paese, i nostri imprenditori nelle mani di Bruxelles, perché questo sarebbe molto 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 pericoloso. E guardate che l'andazzo è quello, la sensazione che ho io è quella, proprio perché comunque i primi a capire che c'è un governo debole vivono a Bruxelles, sono lì quelli che stanno lì manovrando e giocando sulle nostre pelle. Lei dice pelle. Che siamo una preda facile per l'Europa. Siamo una preda facile se abbiamo un governo debole, e siccome abbiamo un governo debole, Bruxelles rischia di approfittarne. Ovviamente noi parlamentari stiamo là a vigilare, ma proprio perché sto là a vigilare sono molto preoccupata. Bui, i soldi del MES, cosa deve fare il governo? Prenderli, come insiste ad esempio il leader del suo partito Zingaretti, o prima intanto, come dice Bizzotto, capiamo quando arrivano i primi del recovery fund? Certamente che deve prenderli i soldi, però un governo debole, i governi sono deboli nel momento in cui si presentano in Europa non facendo gli italiani, non facendo gli interessi italiani, anche tra maggioranza e opposizione. In Europa si deve andare necessariamente a difesa dell'Italia e non a difesa degli schieramenti politici. Lo dico a Mara perché sai che io lo faccio, appunto, e gli altri appunto. Non lo fanno. Oggi rispetto agli altri paesi, guardate che noi utilizziamo l'Europa spesso e volentieri per continuare le contese politiche che abbiamo qui al nostro interno. Invece in Europa dobbiamo andare a rappresentare gli interessi italiani, e questo lo dico in maniera trasversale da parte di tutti i partiti. Quindi sei sovranista, l'autorevolezza, esatto. L'autorevolezza del governo non è, e lo ripeto rispetto anche a quello che dicevo poc'anzi, non è che cambiando un leader cambi, devi cambiare mentalità di rappresentare l'Italia all'esterno. Se oggi metti Salvini leader, in Europa non raggiungi comunque gli stessi obiettivi. Dobbiamo capire che l'Italia va rappresentata in Europa con una voce autorevole, unica, perché anche prima avevamo governi che dal punto di vista del numero parlamentare avevano maggioranze bulgare anche in Italia. Eh sì, abbiamo avuto Berlusconi aveva 102 parlamentari di differenza ed è franato. Sì, abbiamo avuto non puoi dimenticare cosa è successo nel 2011. Sì, ma è franato perché ha deciso che Berlusconi andava a casa e bisognava veramente avuto mettere Monti, che appunto era l'uomo perfetto per Bruxelles. Allora, il prototipo adatto. Quindi l'ha scelto loro, non l'abbiamo scelto noi. Torni purtroppo sul mio discorso, che al di là del nome che metti, c'è da oggi
a noi deve essere chiesto di rappresentare e difendere comunque il nostro paese. C'è un problema di identità, dice lui. Sento che ci chiama da casa, pronto? Sì, pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Niente, volevo dire, ma allora a questo punto, perché andiamo a votare per le europee se non li comoda nessuno? Ma devono accettare, e perché noi dobbiamo accettare gli altri? Insomma, fino adesso ce ne sono stati diversi governi che sono andati in Europa. E non è mai andato bene, perché vogliono comandare loro? Basta. E dopo volevo chiedere. Prego. Questo reddito di cittadinanza, chi è che l'ha firmato? Non l'ha firmato i 5 Stelle. Non l'ha voluto loro. Perché adesso non devo cambiare? Ogni governo deve cambiare e ritornare da nuovo dalla base. Ma insomma, quanti anni andiamo avanti così? Ogni governo ci sono questi cambiamenti. Adesso anche quota 100. Quelli che si sono affidati a questa quota 100, che sperano di andare in pensione. Arriva questo governo, cambia tutto. Di nuovo, in corso del governo, perché non è ancora decaduto. In 5 anni continuate a fare quello che hanno proposto, perché ormai siamo stanchi. Grazie Nadia, ho capito. Non si vede niente, e dopo critico si triplica lo stipendio se ne ci sono altri bisogni. Ormai siamo alla fame. Con 1.000 euro non possiamo vivere. Grazie, arrivederci. Grazie a lei Nadia, che giustamente è arrabbiata anche per la questione del presidente dell'Inps, no? Che si è triplicato lo stipendio. Siamo tutti arrabbiati, va bene. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ci vediamo fra poco. Eccoci per la seconda parte, riparto da una telefonata, pronto? Buongiorno direttore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti, sono Sebastiano, siamo da Abano, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto volevo appunto dire, per quanto riguarda il presidente dell'Inps che hanno raddoppiato lo stipendio, come mai che ancora noi italiani siamo zitti? Cioè, se una cosa di questa era in Francia, a quest'ora i francesi erano in piazza. Noi italiani ancora aspettiamo la cassa integrazione e siamo buoni e tranquilli. Si vede che ancora abbiamo la pancia piena. Si vede che ancora abbiamo la pancia piena. Può darsi che in autunno, quando prenderanno e licenzieranno tutti gli operai, perché ci sarà una strage, altro che coronavirus, sarà peggio del coronavirus, moriremo di fame. Io dico, ma come mai in Italia nessuno si lamenta? Tutti i politici hanno preso disoccupazione, alcuni politici, non tutti naturalmente, hanno chiesto il reddito dei 600 euro e gliel'hanno dati, hanno fatto scarcerare i mafiosi con i 41 bis, tutti belli liberi, e noi persone civili che paghiamo le tasse, paghiamo i contributi, nessuno ci ha dato un aiuto. Ancora aspettiamo disoccupazione di giugno e luglio. Per fortuna che ad agosto l'hotel da me hanno riaperto, ma con grande difficoltà, perché siamo con pochi clienti. In questo periodo era 350 persone, adesso questo anno siamo a 70 persone. Se io non vorrei essere ai panni dei miei titolari, e sono molto gente in gamma che ha saputo investire ad Abano e non hanno un hotel, per fortuna hanno 5 hotel, però da 5 hotel 3 sono chiusi purtroppo, perché i clienti non ne abbiamo e sono in grande difficoltà. Una situazione difficile, vediamo, sì. Bene. La ringrazio direttore. Grazie Sebastiano. Buon lavoro e grazie. Grazie mille, buona giornata. Molto gentile lei, grazie. Ci mancherebbe, il mio lavoro, grazie. Il mio dovere, grazie mille. Senta Bizzotto, il telespettatore metteva insieme molte cose, ma sostanzialmente racconta una situazione difficile che questo paese sta vivendo per l'emergenza coronavirus. In tutto questo fa giustamente arrabbiare questa questione INPS,
diceva, ma in realtà siamo troppo buoni, ha ragione, siamo un popolo a cui va bene comunque tutto, perché effettivamente siamo molto a testa bassa, noi ci arrabbiamo, ne parliamo al bar, però poi... E i veneti sono primi in questa classifica, perché ci arrabbiamo, ci incazziamo la sera, ma il giorno dopo... Gli imprenditori, gli operai, anzi mezz'ora prima, perché ci sono più tasse da pagare. Forse un po' ha ragione, ecco, dovremmo imparare, ma gli stessi francesi, insomma, quante proteste vere, scioperi veri, non quelli che si fanno al venerdì per allungare il weekend, quelli che bloccano il paese se il governo sta prendendo la direzione giusta. Basti pensare ai giri gialli, no? Esatto, basta pensare a quello, ai camionisti che hanno bloccato perché non andava bene la riforma che era stata fatta a livello europeo. Quindi oggettivamente abbiamo questa indole dell'incazzatura da bar, se mi permettete. Ecco. Invece a volte far sentire la voce del popolo conta, ecco. E forse è anche stata la forza, ed è la forza della Lega che sa prendere per mano la protesta. Ovviamente non bastano i voti dei cittadini se poi c'è un sistema elettorale italiano che non ti permette di governare neppure col 34%. Ecco. Ma la questione INPS fa arrabbiare, perché il Presidente, al di là della cifra che è enorme, il problema vero è che questo Presidente non ha fatto il proprio lavoro, non ha messo, non ha la cassa integrazione, sappiamo che non è arrivata a tanti cittadini, e questa è la cosa che non può andare. Tra l'altro c'è stato un momento in cui si diceva che questo presidente sarebbe stato rimosso, adesso scopriamo che invece gli aumenterà lo stipendio. Sì, c'è effettivamente un cortocircuito, sì, esatto, no? No? In una fabbrica, in un'azienda normale non si passa dalla rimozione alla promozione, ecco. No. O meglio, se uno si dice che si vuole muovere la persona, vuol dire che già la porta è aperta per farlo andare via. In politica evidentemente non funziona così, sono queste le cose che la gente non può comprendere, soprattutto se è a casa e sta attendendo la cassa integrazione da mesi, e questo presidente invece di lavorare per dare il giusto ai cittadini sta pensando ad altro. Ecco. Quindi a volte qualche essere un po' arrabbiati e far traperare l'arrabbiatura serve, basterebbe che il governo ascoltasse, certo. Ecco. Faccio entrare il nostro terzo ospite, che è arrivato un po' in ritardo, Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia, benvenuto, neoeletto consigliere regionale, la perdoniamo per il ritardo solo per quello. Ha capito che serve la pedemontana, vero? E sentiamo chi ci chiama da casa, pronto? Pronto? Sì, pronto, mi sente? Sì, come no, buongiorno. Sì, buongiorno. E niente, chiamo perché... Mi dica come si chiama e da dove chiama intanto. Sì, buongiorno, mi chiamo Lorenzo Gaetani, chiamo da Jesolo. Prego. Niente, siccome sento che molte chiamate dicono che comunque gli alberghi sono in sofferenza, nessuno è andato, però volevo puntualizzare che, almeno parte del settore di Jesolo, vedo che c'è stato un boom di presenze. E molti albergatori che conosco bene mi dicono che comunque la stagione, nonostante la prima parte di chiusura, è stata molto proficua, oltretutto anche per le presenze diverse, presenze straniere, perché austriaci e parte dei tedeschi sono arrivati comunque, e comunque anche il settore montano, dove ci sono stato per una settimana, 10 giorni, Mi confessavano che veramente adesso stavano lavorando a bomba, per cui abbiamo avuto una crisi, abbiamo avuto molte chiusure, molte penalizzazioni, però secondo me adesso l'Italia sta veramente voltando faccia. Diciamo che il settore turistico è partito con un grosso deficit prima, avendo perso aprile, maggio, giugno, una parte di luglio. Alla fine si è un po' salvato, però c'è tutto l'arretrato da recuperare, non è facile. Da recuperare, però, e mi dicevano che comunque è una grossa mano, perché ho amici che hanno alberghi, una grossa mano l'hanno avuta dal bonus vacanze, perché con il bonus vacanze che tutti gli alberghi hanno accettato, sono riusciti a pagare almeno parte dei contributi dei dipendenti, per cui c'è stata veramente una super presenza. E questa è una buona cosa, per fortuna. Grazie intanto, grazie infinite. Buona giornata. Ciao. Senta, Presidente Bui, volevo un po' parlare con tutti voi ovviamente di elezioni regionali. No, una settimana fa si sono chiuse le urne, un risultato che è uscito per quanto previsto è stato abbastanza clamoroso, parlo del consenso personale del governatore Zaia.
il suo partito ha avuto qualche difficoltà, ha avuto il risultato peggiore degli ultimi anni. Si immaginava un quadro come questo o magari qualche danno in meno dalle sue parti? No, no, io lo immaginavo anche peggiore. Ah. Il è andata anche bene. Tutto bene, meglio, ecco, rispetto alla capacità di proporre un Veneto diverso. Non basta dire che Zaia non governa bene, bisogna dire perché non governa bene, dare una visione, se c'è, diversa da quello che c'è, se c'è una visione diversa. Allora un partito cresce laddove riesce a parlare ai cittadini. Oggi abbiamo un deficit di dialogo con i cittadini e un deficit di prospettiva. Su questo bisogna lavorare, noi come tantissimi altri. E vediamo come va prossimamente. Le figure nuove ci sono tante persone preparate, ci deve essere maggiore attenzione agli amministratori locali, poca attenzione è stata posta agli amministratori locali e vedremo. Oggi è tutto un aspetto, quello all'interno del Partito Democratico, che va ripensato, e non c'è uno che abbia sbagliato, c'è un gruppo dirigente che ha sbagliato, dai parlamentari in poi. Io per scelta faccio poca attività di partito, perché insomma c'è parecchio da fare. Sono presidente di una provincia che ha una coalizione unica, penso di essere uno dei pochi presidente in Italia che è un'ampia coalizione, quindi io mi astengo da ogni giudizio, da ogni atteggiamento, ecco, che riguardi lo schieramento. Però poi si constata benissimo che nell'area di centrosinistra oggi manca una visione prospettica di questo paese. Razzolini, tanto male è andata al PD, tanto bene è andata a Fratelli d'Italia, bene come vi aspettavate o pensava di fare meglio o peggio? Ma io credo che Fratelli d'Italia è arrivata a 11%, 9,55, quindi 10% con ben 5 consiglieri regionali. Ovvio che la lista Zaia è stata il soggetto protagonista di queste elezioni regionali e lo si è dimostrato prendendo, diciamo, voti ovunque, sia alla Lega, sia a Fratelli d'Italia, sia a Forza Italia, sia anche al centro-sinistra, ma probabilmente questo è anche dovuto alla buona amministrazione del nostro governatore in Veneto. Però insomma un 5 consiglieri è stato un ottimo risultato. A Valdobbiadene poi la mia soddisfazione è di aver portato il partito al 38%, avendo superato tutti gli altri partiti, ovvero il primo partito con 4-5 punti di stacco anche dalla lista Zaia, ma questo perché insomma candidato in casa, ben apprezzato dai propri cittadini. È la sua prima esperienza, immagino, in consiglio regionale. In consiglio regionale è la mia prima esperienza. Sono secondo mandato in amministrazione comunale a Valdobbiadene e oggi ha cominciato giovanissimo. Quanti anni ha, posso chiederglielo? Ne ho 29, 30 a fine anno, quindi classe 90, ho iniziato a 15 anni, ancora con Alleanza Nazionale, insieme al nostro assessore regionale Donazan e l'allora sindaco Davì, e da lì insomma è iniziata la militanza, la gavetta. Ecco, credo che per chi fa politica e per chi amministra, avere la militanza e la gavetta sia fondamentale, insomma entrare in primis nei consigli comunali, prima come uditore e poi come amministratore, poi nel consiglio provinciale e ora nel consiglio regionale, insomma sia fondamentale. Però diciamo che a 29 anni ha già un bel curriculum, Bizzotto, o no? No, quando nasceva lui avevo 18 anni, non mi preoccupo se penso a queste cose. Non, però... non gli dico quante ne avevo io. però è vero, cioè anch'io ho fatto la gavetta, certo. Che non è gavetta, è semplicemente è capire... Scuola, serve. È scuola di militanza all'interno del partito. Sono in Lega, sono militante dal 94 e allora ero appunto assessore comunale, quindi serve e quindi aiuta, importante sicuramente. Avere sempre i piedi per terra. Credo che Zaia sia la prima persona che dimostra che anche se si salgono gli scalini, il contatto con la gente è la cosa migliore. Pronto, sento che ci chiama da casa. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno.
Sono Ernesto e chiamo da Vicenza. Prego Ernesto. Io ho già interloquito con lei, direttore, sul problema dell'impatto che possono avere i prestiti europei sulla futura economia italiana. Parlando del MES, è chiaro una cosa, che il MES è un prestito una tantum. Non mi interessa quanto agevolato sia, è comunque sempre un prestito. Un prestito che consentirebbe di sviluppare un ampliamento della sanità. Questo comporta che cosa? Che quando io ho costruito un'ala integrativa di un ospedale, la devo dotare di tutte le strumentazioni necessarie, devo inserire medici, infermieri, le donne e gli uomini che devono curare la manutenzione, e questo non mi entrerà sull'una tantum, ma sulla economia ordinaria della gestione della sanità, per cui incarico alla regione. Allora, il problema è questo, a me va bene, si può accedere a questo prestito, che i politici siano chiari che se non l'economia non trascinerà, ok, per consentire l'abbattimento del PIL, è evidente che ci saranno o lo sfondamento del bilancio ordinario dello Stato o praticamente aumento di tasse per poter sopperire a questo. Non solo il MES, però attenzione, anche il Recovery Plan così è, perché se noi impieghiamo quelle risorse in situazioni che non portano reddito, ok, e pertanto consentono al cittadino di pagare le tasse e allo Stato di poter assolvere a quello che è la rata del mutuo, okay, che deve pagare, è evidente che non può andare bene. Quello che conta per me è che il politico sia sincero e chiaro che tutto questo va a gravare. Io ho 80 anni, okay? Ho una scolarità molto bassa, ma penso che sia un qualcosa di semplice da capire. Tutto questo, se non succederà che l'economia traina, ed è difficile che traini, perché io scommetto tutti gli alberghi e i ristoranti che sono stati aperti in visione di una affluenza di russi, di cinesi, di americani, io sfido a riempire queste situazioni, che sono situazioni che avrebbero portato reddito. Oggi queste non lo porteranno il reddito, per cui il debito graverà su mio figli, sui miei figli e sui miei nipoti. Politici, per piacere, siate seri e dite le robe come sono. Il signore del PD, ok, ha ragione, impieghiamo questo. Dite che sarà un debito che graverà fortemente sull'economia dell'Italia. Grazie. È stato molto chiaro, grazie infinite. Complimenti anche per la lucidità dell'analisi, che è molto chiara. Sottoscrivo. Mi fermo per un po' di... poi vorrebbe politici sinceri e onesti lì. Mi fermo per un po' di pubblicità, ci vediamo tra poco. Rieccoci in onda per l'ultima parte, ripartiamo da una telefonata. Pronto? Eccoci qua, pronto? Pronto, buongiorno, Eleonora Tezzanè. Ho aperto forse in ritardo, non lo so. Ho seguito un po' il nostro governatore Zaia e sono una persona con due patologie oncologiche importanti. Mi sono informata per quanto concerne il vaccino, anche perché sono una persona allergica, quindi devo farlo in zona protetta, e per zona protetta si intende l'ospedale chiaramente. E il mio medico, che ho già chiamato, mi potrà dare una risposta entro oltre la metà di ottobre. E le scuole sono state riaperte, ho due nipotini, io mi mantengo in quarantena da marzo, perché chiaramente non voglio né creare problemi ai miei nipoti né tantomeno a me. E mi sembra che le direttive siano state abbastanza chiare oggi, che il tampone è forse abbastanza importante da fare anche a scuola.
Io sono andata a scuola più di 70 anni fa e ricordo che ci facevano fare la radiografia antitubercolare e di conseguenza mi sembra che ormai non sia più questione di età o di pandemia o di cose, però mi sembra si chiacchieri un po' troppo su quanto concerne la politica, la scuola, eccetera, eccetera. Ma la salute, cari signori, se non abbiamo quella, dove tutto il resto va in fumo. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, signora, buona giornata, auguroni. Senta Mizzotto, è una settimana importante questa all'interno del suo partito, perché sabato c'è il processo, no? C'è il processo al leader della Lega Salvini, che tra l'altro in queste ore è anche in Veneto a fare un po' di campagna elettorale. È un processo giusto o, come dice Salvini, processando me si processa in realtà l'intero paese? Beh, processo assurdo dal mio punto di vista, perché ovviamente, come diciamo spesso, il ministro Salvini allora ha fatto quello che doveva fare un ministro, difendere i confini, difendere il paese, semplicemente questo. È ancora più assurdo alla luce delle chat che abbiamo letto sulla questione Palamara. Sostanzialmente i magistrati si scrivevano sì che in fondo aveva ragione Salvini, ma bisognava colpirlo. Quindi la sensazione è di un remake, di qualcosa di già visto. Qualche anno fa bisognava attaccare Berlusconi perché era fortissimo, adesso sembra che bisogna attaccare Salvini. Io ho fiducia nella magistratura, ma la sensazione è che quel processo sia un processo un po' fatto per far fuori Salvini, che politicamente è imbattibile in altro modo, c'è. Quindi mi auguro che durante il percorso si ritorni a evidenziare la verità, e cioè che semplicemente, come è stato più volte detto, Salvini ha difeso, ha fatto il ministro degli interni bene e quindi ha fatto quello che doveva fare. Ecco, noi, molti di noi hanno utilizzato processate anche me a questo simbolo, a questo significato. Credo che ognuno di noi in quel momento avrebbe fatto quello che ha fatto Salvini, semplicemente dire che prima di fare scendere ancora i migrati bisognava cercare un accordo con l'Europa. Con l'Europa. Quindi è assurdo, mi auguro che finalmente si faccia un po' di giustizia, perché comunque subire un processo, anche se sembra un processo politico, è sempre un processo. Io non ho mai... sono sempre andata in tribunale per difendermi, per testimoniare, perché, per esatto, o per, anzi per accusare, per difendermi da accuse assurde, e mi è sempre andata bene. Questa è una cosa che effettivamente so sta ovviamente toccando Matteo, che vedrò stasera, lo vedremo insieme a Luca Zaia. Razzolini, lei l'avrebbe fatto come Salvini? Bizzotto dice tutti gli italiani avrebbero fatto come Salvini. Ma io credo che un ministro comunque è un'istituzione e rappresenta una nazione, e come tale, essendo stato legittimato da un voto popolare, debba portare avanti gli interessi del proprio paese, della propria nazione. Io credo che Salvini abbia fatto bene a fare quello che ha fatto, e non credo che sia corretto e giusto processarlo per questo. Bui, perché... secondo lei? Tra tutti i problemi che ha l'Italia, il processo di Salvini non è un problema. Se abbiamo fiducia nella magistratura, aspettiamo cosa dirà la magistratura e ne prenderemo atto. Io ai processi politici non credo, so che spesso e volentieri la politica utilizza la magistratura in funzione di chi si vuole colpire. Questo sì, dobbiamo condividerlo. Penso che a maggioranze alterne è sempre successo questo. Però oggi caricare di tutta questa importanza sto processo, che verosimilmente si concluderà in un nulla di fatto, mi sembra di far perdere tempo ai veri problemi che ha l'Italia, che sono anche quelli dell'immigrazione. Certo. C'è anche il problema dell'immigrazione, e non lo si sconfigge solo bloccando o non bloccando le navi, ma facendo una seria politica europea di ingresso o di rifiuto dei profughi. Senta Bui, da un leader all'altro, quando lo trovate uno Zaia di sinistra? Tra 300 anni, forse. Perché lei sa meglio di me che tra 5 anni il governatore Zaia
ha finito il suo percorso, non potrà più fare il presidente di questa regione. Qualcuno dice prima, perché fra 3 anni, dicono i ben informati, volerà verso i palazzi importanti di Roma, però di fatto non è l'ultimo mandato. Non è importante trovare un Zaia di sinistra o un Zaia di destra, l'importante è trovare una persona autorevole che rappresenti i problemi del Veneto e che sappia risolvere i problemi del Veneto partendo dai bisogni reali. E questa figura la trovi solo facendo tesoro delle grandi esperienze che ci sono nelle amministrazioni locali. Vi dico una cosa, io sono per il professionismo della politica. E i professionisti della politica li trovi laddove fai tutta la scala e il percorso. Quindi secondo lei Razzolini è un esempio? Infatti stavo arrivando, Razzolini, giovane, è partito dal consigliere comunale, dal vice sindaco, come tanti di noi. Io sono partito addirittura dalla minoranza, un po' di anni di minoranza. Opposizione. Oggi è lì dove formi le persone che dal territorio portano al centro. Ballerine e cotillons. I nani di craxiana memoria, peraltro, dopo, perché abbiamo una certa età, se lo ricordiamo bene. Senta Razzolini, sono troppo scarsi a sinistra o siete troppo bravi voi a destra? Ma credo perché, che... Perché, voglio dire, questa regione che ha solo 9 consiglieri di minoranza su 50... Ripeto, questa è stata una capacità del governatore Luca Zaia, del presidente Luca Zaia, perché se è vero che la lista Zaia, che è la lista che porta il suo nome, ha preso così tanti consensi e voti, è perché la comunicazione, la gestione, la preparazione del nostro presidente, che anche lui da presidente, da prima da assessore alla provincia di Treviso, poi presidente della provincia di Treviso, riconfermato e vicepresidente della Regione Veneto, se non sbaglio, e poi presidente. Ha fatto anche il ministro, fa una cosa e l'altra. Sì. Giusto, quindi vuol dire che questa escalation sua gli ha permesso di farsi le ossa e di saper cosa vuol dire governare, governare bene. Quindi insomma, credo che qui la grande preparazione e capacità sia del presidente. Dopo con lui ovviamente bisogna avere una squadra preparata, capace, fatta di consiglieri, di assessori, che sanno cosa vuol dire affrontare i problemi, risolverli e dare le soluzioni giuste, assolutamente sì. Bizzotto, voi paradossalmente avete il problema inverso, dove lo trovate un altro Zaia? Perché è l'ultimo giro in giostra, come dicono, anzi come dicono, com'è insomma, poi che si fa? Un altro Zaia non lo trovi, insomma, siamo stati fortunati ad averlo, e che sta governando bene la regione ed è riconosciuto da tutti, averlo soprattutto in questo periodo molto delicato. E, ovviamente Zaia ce l'ha detto più volte che il suo obiettivo, la madre di tutte le battaglie, è l'autonomia, e noi siamo con lui, ecco. Quindi oggettivamente questa vittoria è merito soprattutto di Zaia, un governo, in una regione in cui comunque ha sempre governato praticamente il centrodestra, quindi il valore aggiunto c'è stato nella inconsistenza che c'è invece a sinistra e nei 5 Stelle. Ecco. Quindi adesso però, come sempre diciamo, c'è anche una grande responsabilità. Quando vinci, stravinci, come è successo, devi poi rendere conto ai cittadini. Ma non abbiamo dubbi, non ho dubbi io e non hanno dubbi i cittadini, Zaia saprà essere all'altezza di quel 77%. Senta Razzolini, voi siete pronti a sostenere la madre di tutte le battaglie che ci ha giustamente ricordato Bizzotto e l'autonomia? Perché prima di arrivare all'accordo qualche mal di pancia dalle parti di Giorgia Meloni l'abbiamo raccontato, no? Sicuramente, indubbiamente Fratelli d'Italia è disponibile e disposta a sostenere l'autonomia. Lo si farà in Consiglio regionale del Veneto, assolutamente sì, però ricordo che l'autonomia sarà una conquista, una battaglia che verrà portata a casa in Parlamento, quindi non è tanto una battaglia veneziana, cioè deve essere sicuramente una forte propensione della volontà della Regione Veneto a portarla a casa, ma poi a decidere e a dare via libera definitivo è il Parlamento romano, quindi è il Parlamento nazionale, quindi sarà secondo me la prossima sfida del centrodestra unito alle prossime politiche. Bui, ce la dà l'autonomia il suo governo? E quindi no? Devi fare i conti con i voti leghisti dal Polesine in giù. Perché e anche con i voti, credo che il vero problema dell'autonomia non è cosa farà il governo
Conte 5 Stelle PD, dove si prenderanno i voti anche della Lega e di Fratelli d'Italia in Parlamento. Cioè Bulli, ecco, mi sta dicendo oggi, che come dicono molti Salvini l'autonomia in realtà non la vuole. Appunto, sto confermando proprio questo, sono una parola, perché poi dalle parole servono i voti. Allora lo vedremo alla prova dei voti. Quando Zaia dice, l'ha detto più volte pubblicamente, con questo governo è in atto un'interlocuzione seria che magari prima non avevo, dice la verità. C'è un'interlocuzione seria. Oggi bisogna andare alla definizione dell'autonomia. Definizione e poi al voto. Tutti siamo autonomisti. Io, per esempio, ho votato sì al referendum, sono per l'autonomia. Oggi però definiamola veramente e poi andiamo alla prova del voto. Non so se il concetto di autonomia di Zaia sia lo stesso del concetto di autonomia di Giorgia Meloni. Ecco, vedremo. Però, quello di Zaia e di Salvini è lo stesso, questo te lo posso assicurare. Ho capito, però autonomia. Zaia è ovvio, come si diceva, che l'autonomia passa per un percorso anche romano e quindi deve i voti passare, vanno presi da nord a sud. Le parole che noi diciamo devono trovare la conferma nel voto e nella definizione del percorso autonomista, se no diciamo cose che rimangono un annuncio sul giornale, ma non si avvereranno poi alla prova dei passeranno fatti. Passeranno molti altri giorni, ho capito, appunto. Ce la metto io la toppa. Ne parleremo ancora, insomma. Hai voglia. Grazie a Mara Bizzotto, a Tommaso Razzolini, grazie a Fabio Bui, grazie come sempre a voi, noi ci rivediamo domani alla stessa ora, arrivederci.